1996 la 3D Realms fa uscire Duke Nukem 3D, sicuramente uno dei più importanti e più coatti e cazzuti, soprattutto in prima persona. Vestiamo i panni nuovamente del Duca dopo i fatti avvenuti in Duke Nukem 2. In questo caso la trama è ambientata in una Los Angeles praticamente quasi completamente distrutta e invasa dai mostri. Il nostro obiettivo? Fa carneficina, ammazzare tutti e fare una strage, cazzo. Allora, non ho scelto il livello assoluto più difficile perché non me lo ricordo tanto bene. Allora sono costretto ad andarci abbastanza piano. Ok, allora, per chi si ricorda, qua è possibile accedere ad un'area segreta, come avete visto. Questo me lo so preso in bocca. Qua ci stanno gli steroidi del Duca. E qua si accede a un'altra area che ci dà il bello bazookello, come si dice in gergo. E col bello bazookello asfaltiamo il tipo che stava qua dentro. Un tempo c'era uno, adesso non c'è nessuno. Scivola. Mi ricordavo che c'era il porco. Passiamo qua i bastardi che sono fuori dalle fottute pareti. Mi pare che c'era un altro, no? Ah, ok, giusto, qua c'era il potenziometro. Come lo prendo sto coso? Da qua, giustamente. E ci dà un 50 energia. Che male non ci fa. Oh, attenzione! C2, mentre si è avvicinato manco come fossi un infame. Ok, vedete, la nostra uscita sta qua. Vabbè. Ce n'è un altro? Non ricordo, non penso. Infatti non c'è più nessuno. Allora, qua che abbiamo? Questo. Avevamo qua il porco malefico, qua un altro, quello che tra l'altro non va più. Attenzione, è sparito! Attenzione! Ok, da dove mi stai sparando te? Da qua, ok. Carcio in bocca, perché fa sempre bene per carcio in bocca. Uccidete! Uccidete! Sì, se magari vuoi morire, come la vedi? Se tu muori, qua mi pare che si arriva qualcosa. Ok, lasciamo aperto così. E pieno di roba spinta, giustamente, perché il gioco lo richiede. Facci tua, me lo questo. Ok, spero che siete morti tutti quanti tra atroce sofferenze. Don't have time to play with myself. Don't have time to play with myself. Ok, munizioni, qua sotto non ci vado per adesso. Che c'era qua? Una prima, no? Fermi tutti, mi sono perso. Ah no, devo andare qua. Devo andare qua? Ah, i bagni. Tacci vostra, no. Sì, vabbè, che cazzo fai? Qua mi pare che ce n'era uno. Oh, attenzione. Ok. Vabbè, giustamente ho creato il panico, ci mancherebbe pure che c'è qualcuno
ancora vivo. Attenzione, buono, 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 buono. 12 munizioni per pompa. Sì, se magari dà una calmata, fatti invece diventa idrofobo, magari è meglio, eh. Sa manco che cazzo sta a fare, spari come pazzo. Qua che c'è? Ma finita te. Che? Dove stai? Dove stai? Basta. Mamma mia, raga. Cazzo del bordello. Oh, accendiamo un po' la luce, vediamo a che punto stiamo. Calendario, donne pure. Attenzione, gente che si... Oh! Se non sbaglio ho attivato pure la mappa. Muori, bastardo. Ma non puoi apparire dal nulla, maledetto! Cioè, non è che funziona così, cazzo. Scendiamo. Scivola. La fa finita, te rompe le palle. Ah. Scivola. Quanti siete? Scivola, te quando rifiatate. Non c'era il jetpack qua? Cazzo, dov'era? Oh, santo Dio, io mi ricordo. Là c'è un tipo losco. Io mi ricordo che c'era un jetpack spiccio qua. No, di certo non al cesso. E... Oh, oh. Ah, no. Forse qui? Ah, qua c'è il teatro. Un po' di cinema. Perché ho detto teatro quando è un cinema? Non si sa, però vabbè. Qua forse c'è? Ci vostra. Sì, Fabri, datte una calmata. Sto sparando a qualsiasi cosa si muove. Allora, voglio pre... Che c'è qua? Attenzione. Ah, ok. No, io voglio col jetpack raggiungere qua su. Where is it? Where is it? E che è? Se non lo sapete. Vabbè, questo sta ansimando come un porco. Io penso che alla luce dei fatti possiamo pure, no? Completa la missione, no? Come la vedete? Che? Che te sei sciolto? Che c'hai? Damn, I'm looking good. Si fa i complimenti da solo, tra l'altro. Ah, posso fare il super matto di accedere da qui. Sì, becco un'altra cosa in bocca è finita. Siamo impazziti. Mamma mia, quanto me la so super arrischiata. Non ti aspettavi che ti piavo così, di la verità. Di la verità, cazzo, che non ti aspettavi. E giustamente so chiuso fuori, vabbè. Ma penso che vada bene anche così. E così si conclude Duke Nukem 3D. C'ho sempre quel segreto mancante, vabbè, comunque sia. Questo era il gioco, il vero Duke all'azione, quello recente, gli altri titoli che ci stanno, lasciateli stare. Questa è una pietra miliare dei videogiochi, giocatelo. E niente ragazzi, bella!